non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani ed altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dice la Scrittura che l'uomo per giudicare guarda in faccia le persone. Dio invece guarda il cuore. Homo videt in faciem, Deus autem in corde, perché nel cuore dell'uomo sono le ragioni della sua condotta, della sua fedeltà, o anche, al contrario, dei suoi peccati, dei suoi vizi, le cause della sua dannazione. Dio guarda il cuore. E allora abbiamo fatto caso che tanto l'antifona d'ingresso come quella che abbiamo letto prima del Vangelo, quella che leggeremo dopo la comunione, parlano di conversione e di misericordia. E infatti Gesù conferma nel brano di Vangelo di Luca che non è venuto per i giusti ma per i peccatori, cioè è venuto non a fare una selezione sociale, di una specie di categorizzazione degli uomini per dire tu sei al primo gradino, tu sei al secondo, tu al terzo, e attribuire relativamente un merito o una lode. No, è venuto per riportare al Padre quelli che erano perduti, i più lontani. Lì, nel cuore di quelle persone, non c'è il Signore. E invece il Signore ci vuole essere. Venite, ascoltate il Vangelo, convertitevi, operate il bene. Sono gli inviti che ci vengono ripetuti o dalla Scrittura o da questi brani di lettura che facciamo durante la Quaresima, perché ci deve essere la conversione del cuore. Dobbiamo sentire il bisogno di dirglielo a Dio: Signore, io senza di te sono perduto, non sono nulla. Vieni e resta con noi, Signore, la preghiera della prima generazione cristiana. Gesù che cammina con noi, Gesù è la luce, Gesù è la forza, Gesù è la speranza di noi tutti peccatori. Allora la Quaresima ci porti tanto più vicino al cuore di Cristo che è la Chiesa. Vedete, abbiamo avuto un Papa grande, Giovanni Paolo II, veramente grande, ci ha fatto vedere la potenza della grazia di Cristo
e anche la grandezza della Chiesa di Cristo, grandezza morale, spirituale, ce l'ha fatta ammirare. Ora Papa Francesco ce la fa amare. È tornato a dare alla Chiesa la dimensione del servizio, dell'umiltà, della carità. Ci esorta paternamente, ma direi anche maternamente, a non sciupare le piccole cose, a anche accogliere i piccoli segni che il Signore ci dà, a correre in aiuto a chi sta per essere sbranato dalla bestia della guerra. La giornata di preghiera per la pace nella Siria. Ora, a momenti dovrebbe fare ogni giorno una giornata di preghiera per la pace, di qua, di là, per placare le minacce di guerra che incombono sulla società e soprattutto sui paesi che dovrebbero ormai aver capito che la guerra è una bestemmia contro la vita. Non si uccide nessuno, non si odia nessuno. Allora, con un cuor solo e un'anima sola, con Gesù dentro il cuore, in questi 40 giorni, ripetiamolo tante volte, con la Chiesa, insieme, da soli, dovunque, Signore, vieni e resta con noi, vieni ad abitare nel nostro cuore, rendici degni e della tua misericordia e del tuo amore. E rendiamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.